Buongiorno, si inizia questo nuovo giorno, mi sto avviando da Torre Specchia, direzione 89. Sono felicissimo di stare qua nel Salento perché sto incontrando dei miei vecchi amici lungo il percorso, perché forse molti di voi non lo sanno, ma io qui ho vissuto per più di 9 mesi e quindi conosco la zona benissimo, non come le mie tasche, non come il palmo della mia mano, ma come le tasche della mia mano. Breath. Oggi sono partito prevenuto, ho deciso di fare una cosa nuova. Ho messo sia la borraccia che la sacca nel freezer, quindi stamattina sono partito con l'acqua ghiacciata e adesso è bella fresca e mi dura anche di più, mi disseta di più, e quindi devo fare così più spesso, mi sa. Sono in mezzo a nulla! Non c'è nessuno, mare sulla sinistra, campagne sulla destra, e questo è quello che ho davanti, così per chilometri e chilometri e chilometri. Sto mettendo piede su delle spiagge e dei posti che già conosco, e il bello è che quando ci passo al primo impatto non le riconosco, poi vedo dei dettagli, faccio aspetta, ma qua io già ci sono stato. Questa è Baia dei Turchi, c'è una piccola spiaggia lì dietro. Qui non è proprio semplicissimo camminare. Ragazzi, due signori sono stati così gentili da darmi un paio di banane. E io me le mangio molto volentieri. Sono arrivato.
Ragazzi, sono arrivato al B&B. Praticamente è successo che avevo superato il B&B, io pensavo che si trovava ora, tanto invece si trovava prima. E di colpo il GPS si è bloccato. Ho detto, porca miseria, adesso devo rifare tutta la strada che ho fatto per registrare di nuovo il percorso. Quindi sono tornato indietro. Torno indietro, mi riavvio e nel momento che mi sono riavviato, passo il responsabile del B&B, che mi guarda e mi fa: ma tu sei Nazario? Ho fatto sì, ma guarda che il B&B si trova indietro. Quindi meno male, davvero grazie al Signore che si è bloccato il GPS, se no altrimenti sarei dovuto arrivare a Otranto per poi rifarmi tutta la strada per ritornare al B&B che mi ospita stasera. Comunque, adesso ho fatto la doccia, adesso mi vesto, poi mi vengono a prelevare degli amici, e vado a Otranto e mi faccio una bella serata con loro e poi ritorno qua a dormire. Mi dovete una cosa, appena sono arrivato a Torre Chianca, ho ricevuto la chiamata di due miei vecchi amici di qua, di Lecce, e sarebbero Rocco e Cristina che saluto e ringrazio per la cena che abbiamo fatto insieme e per i taralli. Cristina mi ha dato i taralli perché sapeva che a me piacciono i taralli e che mi nutro di molti taralli durante il viaggio. Però li ho quasi finiti, quindi... Per chi mi incontra, mi raccomando, taralli, soprattutto quelli leccesi che sono molto molto buoni. Buongiorno, buongiorno. Eccomi qua. Allora, mi sono rimesso in cammino, non mi è suonata la sveglia, quindi sto partendo un po' tardi e oggi arrivo a una delle tappe più importanti del mio cammino, Castro. Perché Castro è il posto dove ho lavorato. È il posto dove ho passato dei bellissimi momenti e quindi penso che sosterrò lì per 3-4 giorni dove riposerò completamente, saluterò tutti i miei amici e poi ripartirò. Quindi per qualche giorno mi sentirete davvero poco. Allora, sono uscito da Otranto, qui dietro ci sono le cave di Bauxite, che sarebbe un cratere enorme che però non vi mostro perché dovrei rifare tutto il giro. Già la conosco, già l'ho vista e quindi posso andare dritto. Buono. Ragazzi, sono arrivato a Porto Badisco. Questo è il top, ragazzi, non uno, non due, non 10 centesimi, ma 10 euro! Ho trovato 10 euro! Sono super ricco, sono ricco all'infinito adesso! Mi posso comprare gelati e patatine! Ho trovato 10 euro! Oliu! Ma che lavorate a fare? Cammino guardando ogni minimo centimetro, chissà trovo qualcos'altro. Ho trovato anche questi, degli occhiali di Emporio Armani da donna, quindi li rimetto a posto. Ragazzi, siamo a Castro, ecco, questo è il mio amico Enzo, mi è venuto a trovare.
numero uno anche lui. Guardatelo. Comunque, oggi ci sono le moto d'acqua, per i prossimi 3 giorni ci sarà. Poi tornerò. Saranno qui per i prossimi giorni e noi saremo qui a Castro, dove riposerò un po' per vedere un pochettino cosa fa. Venite a trovarci, dai. Eccone un altro. Carmine, saluta la telecamera. Appena conosciuti vanno già d'accordo. Mi sono emozionato, sono arrivato all'Acquaviva e mamma come sono felice. Adesso ve la mostro, è il mio posto preferito in assoluto fino ad ora. Eccola. Eccola qua, la mia Acquaviva, la mia piccola insenatura. Mamma, quanti ricordi. Ragazzi, sono stato invitato a cena da una mia bellissima amica. Eccola qua, Irene. Eccomi qui. Allora, sono ospite di Carmine e Maria, sarebbe quel signore che avete visto prima, e la sua compagna. Sono a casa loro, dormo per qualche giorno qui, vi mostrerò l'Acquaviva nei prossimi video, mi assenterò per qualche giorno perché devo riposare anche mentalmente. Quindi continuate a seguirmi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!